Allora, Luisa Paoloni è la mamma di un ragazzo che già da qualche tempo soffre di una forte crisi depressiva, che lo ha portato ad assumere psicofarmaci. Oggi Federico è ricoverato all'SPDC dell'ospedale Civitavecchia, però purtroppo essendo maggiorenne ha facoltà di decidere, quindi non prorogano diciamo, questo ricovero. Un ricovero che è fondamentale per la mamma, per Luisa, perché gli consente di acquisire quel necessario tempo per poterlo ricoverare in una struttura, diciamo, di riabilitazione per questo tipo di patologie. Federico, se domani viene dimesso dall'ospedale, sicuramente tenterà di nuovo il suicidio. La mamma questa cosa la vuole assolutamente scongiurare in tutti i modi, ha tentato tutte le strade, ma sembra che il ginepraio della burocrazia non consenta a questa madre di poter salvare il figlio, e quindi domani Federico potrebbe ritornare di nuovo in libertà e tentare il suicidio. Quello che noi chiediamo è che la ASL e tutti gli organismi competenti si attivano affinché una carica istituzionale superiore, quale il sindaco del comune di Civitavecchia, possa procedere attraverso un'indagine conoscitiva dell'istruttoria di questo ragazzo, un TSO 4, il famoso articolo 180. Quindi l'appello di Luisa è quello di salvare il figlio e che le istituzioni siano meno burocratiche rispetto al valore importante di un figlio, di una vita e di una madre. Quindi appunto chiedo aiuto, sono mesi e giorni che non si dorme, non si fa più niente, soltanto in base a questo figlio che purtroppo mi hanno chiuso i piedi e non me lo vogliono trattenere, se me lo mandano fuori, mio figlio muore, è sicuro che muore, quindi aiutatemi, sono una madre disperata, aiutatemi.